Ma io ai miei studenti dico sono peggiore di voi, sono più nichilista di voi, perché essendo più vecchio, più ho agito, più ho praticato la volontà, se non altro la volontà anche di far lezione, è un atto di violenza, di prepotenza, di voler far lezione, di voler far ascoltare l'altro di quello che uno dice. Sì, vivere serenamente direi proprio che è qualcosa che non si deve fare. C'è il problema dell'individuo che ascolta il discorso di ciò che chiamo destino. Questo è un grosso problema, questo è un grosso problema perché l'individuo in quanto tale è equivocante. Se intendiamo che l'individuo è un prodotto storico condizionato, allora l'individuo è, chiunque egli sia, un'alterazione del contenuto della verità. Quindi in questo senso l'individuo non può capire la verità, non può trasformarsi in un buon individuo, errare, non nel senso semplicistico che noi sbagliamo, ma nel senso più profondo che la fede che esista un individuo è errore. L'individuo stesso è una prospettiva che necessariamente è altra dalla verità.